Amici di Wall Street Italia, siamo con Davide Andaloro, market strategist di Goldman Sachs Asset Management. Grazie Davide per essere con noi. Grazie a te, grazie a voi. Ecco Davide, il 2018 è stato un anno abbastanza particolare sul mercato, ci sono stati tanti temi che si sono susseguiti. Ti chiedo, siamo quasi arrivati alla fine di questo 2018, ancora non è finito, quindi vediamo cosa aspettarci ancora, però per il 2019, secondo te, che anno c'è da aspettarsi e quali saranno i trend che lo guideranno? Beh, la prima considerazione è che quest'anno, 2018, rispetto all'anno scorso, 2017, la volatilità è tornata. Ovviamente siamo a novembre, ottobre è stato un mese molto particolare. Comunque sia, la volatilità è storicamente più normale rispetto a quella registrata l'anno scorso. Quindi l'anno scorso è stato un anno magari troppo buono, molto positivo. Quest'anno un pochino più sul negativo rispetto al positivo. Per l'anno prossimo ci aspettiamo comunque sia la crescita globale continuare a fare decentemente bene. Probabilmente abbiamo già raggiunto il picco per questo ciclo economico verso fine anno scorso, inizio di quest'anno. L'anno prossimo magari una lenta decelerazione da parte dell'economia globale, magari più da paesi sviluppati rispetto a paesi emergenti. Comunque bisogna vedere questa decelerazione più che un freno di per sé, una correzione da una velocità di partenza che era magari un pochino troppo alta. Quindi molte economie andranno rallentando, chi più chi meno, ne possiamo parlare ovviamente se vuoi, ma rimaniamo a un livello di PIL attuale che è un pochino più alto del livello potenziale di lungo periodo nella maggior parte dei mercati sviluppati. Nei mercati emergenti la situazione è un po' diversa, ovviamente in primis mercati emergenti sono tanti e sono tutti diversi. E in secondo luogo questi paesi continueranno a nostro avviso e insieme a Fondo Monetario Internazionale, guardando le loro proiezioni, possono continuare a fare relativamente bene. Quindi guardando la crescita, poi se vuoi parleremo di mercato, c'è appunto una divergenza in termini di performance economica già vista quest'anno tra mercati emergenti e mercati sviluppati, che a nostro avviso continuerà anche l'anno prossimo. Parlando di mercati sviluppati non possiamo non parlare degli Stati Uniti, principale economia al mondo, trascinata nell'ultimo periodo anche dai cosiddetti giganti del tech. Ti chiederei se siamo arrivati a un momento in cui si può prevedere un rallentamento oppure no. Sì, il rallentamento ci sarà probabilmente, anche perché l'economia americana sta viaggiando a una velocità maggiore rispetto a quello che è il suo trend di lungo periodo. Ovviamente abbiamo visto questo stimolo fiscale che è stato molto importante a livello di crescita PIL e verrà un pochino meno l'anno prossimo. Inoltre abbiamo visto la Fed alzare il tasso di interesse in maniera graduale ma costante. A nostro avviso questo continuerà ad essere il caso quest'anno e poi altri probabilmente tre rialzi l'anno prossimo. Questo vuol dire che un altro freno a livello di crescita economica verrà appunto da queste condizioni monetarie che saranno un pochino più restrittive. A livello di mercato invece ci aspettiamo che comunque l'azionario possa continuare a fare bene, anche perché gli utili aziendali rimangono particolarmente forti. Quest'anno gli utili sono stati forti finora, il prezzo lo è un po' di meno perché ovviamente magari inizia a apprezzare preoccupazioni future. Comunque sia, a livello di crescita economica si può rallentare un po', ma questo non vuol dire che l'azionario di per sé debba dare delle performance negative. Se invece ci spostiamo in Europa, la situazione comunque è decisamente interlocutoria, quindi ti chiederei, soprattutto dal punto di vista obbligazionario, come vedi la situazione? Sì, da un punto di vista obbligazionario la variabile molto importante è ovviamente l'inflazione. L'inflazione non è tornata, o almeno a livelli tali per cui la Banca Centrale Europea può iniziare una normalizzazione monetaria, così come è stato negli Stati Uniti. Quindi il tasso di deposito a nostro avviso rimarrà a questo livello attuale fino probabilmente a settembre del 2019, per poi magari rialzarlo un'altra volta di 20 punti base a volta verso il 2020. Questo ovviamente andrà a pesare su quella che è la dinamica sul settore obbligazionario governativo, dove abbiamo appunto un'inflazione a nostro avviso bassa che potrà far rimanere lì dove siamo questo comparto del mercato, quindi non tante soddisfazioni se così possiamo dire, però bisogna anche dire che veniamo da un punto di vista di rendimento sulle obbligazioni, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto questo bull market secolare, quindi abbiamo toccato il valore zero e più in giù non si può andare, quindi ci si aspetta più che altro una correzione. Quando arriverà dipende soprattutto dalle dinamiche sull'inflazione e da quello che il mercato appunto pensa relativamente a queste dinamiche, a quello che farà la banca centrale e ovviamente anche alla crescita economica. Parlando proprio di mercati emergenti, sono mercati spesso difficili da approcciare.
aspettarsi per gli investitori. Ti chiedo se nel prossimo anno c'è diciamo un paese o comunque un'area che potrebbe performare bene da questo punto di vista. Sì, no, assolutamente. Come hai detto tu, è più difficile anche perché c'è più volatilità e quindi la volatilità nel breve termine può far male. Una delle cose importanti nell'investire nei mercati emergenti è appunto cercare di allungare il più possibile quello che è l'orizzonte temporale, in modo da proteggersi, se così vogliamo, un po' da questa volatilità. Come area, ad esempio, ci piace molto l'India, una bella storia a livello macroeconomico. 5 anni fa, quando c'è stato questo episodio del taper tantrum, abbiamo appunto visto che l'India era inclusa dentro quelli che erano i Fragile Five, quindi le 5 economie più fragili del momento. Ora come ora invece ha rifondato i suoi fondamentali economici in maniera molto positiva, l'inflazione è ben più bassa di prima, il governo è molto più credibile, il governo Modi sta implementando delle riforme molto solide per l'economia e ovviamente un'economia che cresce al 7,5%, non solo secondo noi ma secondo il Fondo Monetario Internazionale. Se un'economia cresce al 7,5% per 9 anni raddoppia il PIL, quindi il ruolo giocato da questa economia in futuro sarà ben più importante. Inoltre, come sappiamo, il settore dei servizi è un settore preponderante per l'economia indiana. Questo vuol dire che la crescita può essere un pochino più inelastica, se così vogliamo, a shock esterni. Lo hai già un po' accennato, ma gli investitori arrivano da un periodo, da anni, diciamo, in cui hanno visto soddisfatte, tutto sommato, chi più e chi meno, le proprie aspettative di rendimento. Il prossimo futuro, in un'ottica diciamo di medio-lungo periodo, lo vedi un po' più difficile per gli investitori? Assolutamente sì. Se guardiamo il recente passato, gli ultimi 8-9 anni da dopo la crisi finanziaria, comunque sia le performance su molte asset class sono state molto positive. Ora come ora, guardando la parte finale di questo ciclo economico, nei paesi sviluppati, soprattutto in America, dove dicevamo prima siamo un pochino più a fine ciclo, le prospettive di rendimento, ahimè, sono un pochino più basse di prima, la volatilità può tendere ad alzarsi, quindi questo vuol dire che l'osservazione a livello di portafoglio e non di singolo titolo o di singola classe di attivo è più importante rispetto a prima. Quindi sì, ci sarà un pochino più da fare i conti con un ambiente in cui i rendimenti sono più bassi. Nei mercati emergenti invece, a nostro avviso, qua abbiamo un binomio tra rischio e rendimento un po' migliore rispetto a quello che può essere il caso nei mercati sviluppati. Certo, ci sarà più volatilità, ma a nostro avviso quest'anno le performance negative sono state dettate in maniera preponderante, se vogliamo, da una reazione dovuta a un sentiment negativo degli investitori più che a un deterioramento dei fondamentali di queste economie, che nel complesso rimangono più solidi rispetto a 5 anni fa. Quindi il mercato emergente, a nostro avviso, è dove potremo trovare più opportunità per questo 2019. Bene, grazie Davide Andaloro, Goldman Sachs Asset Management, per essere stato con noi. Grazie mille Davide. Grazie a te, a presto. Grazie a voi per averci seguito.